Buonasera ragazzi, oggi niente stendardo alle mie spalle, oggi si parla delle altre squadre, parla poco della Juve, anzi vorrei parlare più che altro di mercato. Parlando di mercato vorrei mettere in evidenza innanzitutto per me il colpo che l'Inter fa per Ashley Young, 6 mesi. Potrebbe assomigliare al colpo nostro di Evra, non quello della Roma di Cole. Mi sembra molto ancora un giocatore che può dare qualcosa. Inserito nei meccanismi di Conte potrebbe dare un'arma in più ai nerazzurri. E oltre quello vedo benissimo Eriksen, anche perché vi spiego perché lo vedo benissimo. Lo vedo benissimo perché per me a oggi noi sopra di un punto all'Inter. Noi però ancora potremmo avere dei grossi miglioramenti sul gioco, diciamo, perché ancora noi non stiamo esprimendo il vero gioco di Sarri, il vero gioco di Sarri, se ci sarà il vero gioco di Sarri, possiamo avere margini di miglioramenti. L'Inter invece più di questo non può fare con la rosa che ha a disposizione, già sta facendo per me dei miracoli. E quindi il rinforzo Eriksen darebbe linfa, oltre a quello di Ashley Young, darebbe nuova linfa e aumenterebbe il tasso tecnico del centrocampo dell'Inter in maniera esponenziale. E io dico la verità, sentendo le ultime, si potrebbe fare questo scambio Eriksen, scusate, Rakitic e Bernardeschi, che a oggi Rakitic nel centrocampo della Juve sarebbe un bell'inserimento, però sacrificare Bernardeschi, anche se quest'anno sta rendendo veramente poco, mi dispiacerebbe molto. Detto questo, delle prime due c'è la terza, che in questo momento per me è come se fosse la prima, perché per come gioca, per come gli girano le partite, per quante volte entrano in aria e prendono rigori con facilità assurda, e i rigori sembra che ci sono, perché se ce lo dice il VAR, i rigori ci sono. Voglio vedere se ce n'aveva 13 o 15 a Juve, a metà del girone d'andata, che dicevano. Però i rigori sembra ci stanno pure oggi. Tirano addosso le mani alla gente da 2 metri, danno sempre rigori. Sta regola, cioè arriviamo a 50 rigori all'anno. Immobile ha fatto 23 gol, ha fatto la metà sui rigori. Vabbè, però. Cioè, gli avevo in maniera diversa. Del Piero, quando segnava 15 gol e segnava 5 su rigori, dicevano che io davo i rigori. Questo quest'anno ha fatto 50 gol su rigori. Vabbè, però va bene. Poi vorrei telefonare a Simone Inzaghi. Se mi dai 6 numeri, io mi gioco al Superenalotto, perché quello che fai indovini tutto, tanto di cappello. Ti dice tutto bene. Oggi ti sei pure lamentato in conferenza stampa perché hai detto che c'hai avuto qualche defezione e qualche infortunio. Sei l'unico che non c'ha avuto manco un raffreddore in campo. Io te dico, Simu, sentami bene. Acerbi, Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto è immobile. Se a uno di questi gli piava la febbre o sta fuori 20 giorni, arrivi quinto. C'hai 5 giocatori intoccabili, niente se sono mai fatti male. Luis Alberto e lei appena sono ammoniti, tiri fuori pure il 20° del primo tempo, perché c'hai una paura che te fa 90, perché c'hai un braccetto così. Però in questo momento ti dice tutto bene. Contro di noi hai fatto 2 partite e ci hai preso a pallonate. E io sono sportivo e te lo dico, però per me c'hai in gra un bucio de bip, perché te gira tutto bene. Io ho visto 2 pezzi dalla partita, non l'ho vista. Ma Colley, sul primo gol, c'ha 25 minuti d'anticipo su Caicedo. Ma che gli ha dato? Fatemi capire, ma che gli ha dato? Perché quando giocano contro la Juve,
fanno queste cose, chiamano Scanzuolo, Scansparma, Scansudinese, ma quando giocano contro l'Arci? A Scansdoria la chiamano? Fatemi capire, perché non lo so come funziona sta cosa. Perché io oggi, il terzo gol che fate, quello di Bastos, cioè la difesa della Sampdoria sta tutta a destra, attacco della Lazio sta tutta a sinistra, o il contrario, non mi ricordo. E devi dire come fa a finire la palla, uno della Lazio non marca nessuno. Nanti sono due rigori, uno è in contropiede con Colley che dorme, ma io spero che nei spogliatoi, poi Colley fa pure rigore quando casca di mano, io spero che Ranieri chiami nata a Colley nei spogliatoi. Le ripeto, per me la Lazio in questo momento è la seria candidata al titolo. Poi perché ha fatto 13 vittorie consecutive, ha battuto due volte a noi. E pare che non si ferma, c'è una partita a meno, se vince il recupero col Verona, sta a 3 punti da Juve. Quindi la Lazio è una seria candidata a poco scudetto. Ma proprio seria, seria, seria. E per me non c'è piove. Poi, se finisce il bucio de cu a Simone Inzaghi, allora è un altro discorso. Se domani si raffredda lei, va, gli è piena polmonite e per me se gioca, diventa un altro problema. Se Milinkovic Savic comincia a non vuole più giocare, sarà un altro problema. Se Luis Alberto arriva in depressione, sarà un altro problema. Se Immobile gli danno più 50 rigori, sarà un altro problema. Vabbè, Igo comunque gli fa pure senza rigori. Mo, sto a tirare là. Poi, se i rigori ci stanno, è giusto che gli danno. Però, se gli danno la Juve, ci stanno i problemi. È vero, lo sapete pure voi che siete della Juve, perché ci magnate su queste cose. A brutti paraculi. Poi venimo all'ultima squadra di cui volevo parlare oggi, che è Napoli. E io tracollo Napoli. Ma di chi è la colpa che Napoli è tracollato? Ma perché il povero Carletto da Napoli è scappato? E Napoli si trova in questa situazione per colpa di chi? Da Aurelio De Laurentiis, il presidente più antipatico della storia del calcio, che è diventato un carciofilo e di calcio non ci ha mai capito un cavolo. Vuol fare imprenditore e il presidente di calcio. Da Napoli scappano tutti. Mo' vi dico un po' di nomi: Koulibaly, Manolas, Allan, Mertens, Zielinski, Callejon. O sai che supermercato che sta per Napoli? Mamma mia, scappano tutti. Scappano tutti. Quest'estate, gente che mi conosce, mi ha detto che il Napoli ha fatto la coppia di centrali difensivi più forte che c'era. Io innanzitutto gli ho detto che la difesa più forte era quella dell'Inter, difensivamente parlando, in questo momento. E non mi sono sbagliato tanto, perché l'Inter c'è una gran difesa. Koulibaly e Manolas non sanno difendere. Sono due grandissimi marcatori, ma hanno bisogno di chissà comandare la difesa e loro non lo sanno fare. A Napoli la difesa la comandava il signor Albiol, a Roma la difesa la comandava Fazio. Quindi per la gente che non capisce di pallone, io ho detto Koulibaly e Manolas è una coppia difensiva assortita male. E poi comunque sia, a Napoli sei tutto spogliatoio. Qui i tre là davanti, i tre tappeti là davanti, Mertens, Insigne e Callejon. Sono 5 anni che provano a vincere lo scudetto, fanno un culo così, corrono destra, vi, fanno sotto la curva, ale, ale, ale. E poi non hanno mai vinto niente. E ancora festeggiavano. Io dicevo a quei due tre napoletani che conosco, il problema vostro è festeggiate a metà delle partite, a metà stagione. A noi c'è dei mai stanno sotto la curva a metà stagione? No, loro ogni volta che vincevano erano ale, 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 e si festeggia a fine anno. Sono arrivati con la panza piena, festeggiavano tutti i giorni e poi vincono un cavolo. E questo è il problema. Siete provinciali, siete provinciali, non c'avete il DNA della vittoria. Ci siete stati vicino, ma adesso ritornerete qua a squadra settimo, ottavo, nono posto, Aurelio Iccio vostro.
lo venderà a Napoli e voi ritornerete a fare Europa League. Intertoto non c'è più, veri faranno Intertoto pure a voi e ritornerete a essere una squadra normale. Ma che volete fare? Ma che volete fare? Il salto di qualità non siete capaci a farlo, non ce l'avete nel DNA, vi dovete rassegnare e questo è il problema vostro. Ok, e poi mi riallaccio di nuovo al discorso della Lazio. La Lazio per me, se lo, come qui a Roma, come chiamano i romanisti, lo tirchio, grande presidente, lo dico perché per me con 3 soldi ha messo, mi mette a Tare, gli chiede a 3 euro, gli dice comprami i giocatori, inventati, e Tare è un fenomeno, via tutti i giocatori che poi piovono a euro e sbarzano in maniera esorbitante valutazioni. Perché è andato di fatto, è vero. Se la Lazio c'è, cioè un presidente serio, nel senso uno che voleva spendere i soldi, a oggi se investiva sul mercato su due pezzi buoni, magari che te posso dire, la Lazio servirebbero un terzino sinistro, perché quando esce il Poro Lulic entra il Poro Gioni. Parliamoci chiaro, perché Lulic ha dato una Lazio, ha dato tanto, ha fatto vincere la Coppa contro la Roma, qui è pieno del 71 Lulic, quando i romanisti lo vedono svengono, Lulic è un incubo, a noi ci ha purgato, ma Lulic è uno che regge 60 minuti, poi scoppia Lulic e entra Gioni che non è all'altezza di Lulic, un bel esterno di fascia sinistra, la Lazio gli farebbe comodo, a Lazio servirebbe un altro centrale difensivo. Se la Lazio, se lo dito, si inventa da spendere 40 milioni sul mercato adesso, a Lazio io ci punto, vado a SNAI e metto i soldi su a Lazio, perché sta un calore. Simo, ti ripeto, se te lascio il numero dopo, dammi 6 numeri, io mi gioco al Superenalotto, perché in questo momento sei il cavallo vincente, ti vedo cioè, stai a fare 5 con tutti. Oh, è andato di fatto. Oh, l'arci si scansano, tutte sei forte, però stai a fare 5 con tutti, Simone. Te devo fare i complimenti. Io te li devo fare, Simone Inzaghi. Poi però te voglio vedere quando comincia a perdere. Se il tono di voce è sempre quello, ricomincia a fare. Perché quando perdi, la conferenza stampa tua è così, eh? E invece quando. È questa la differenza, Simone. Lì mi dovresti far vedere che sei un grande allenatore. Perché per me di pallone tu stai un bel pezzo avanti, ce capisci tanto. Infatti a Sarri ha incartato forte da avversario, tanto di cappello. E poi concludo qua a morte di Pietro Anastasi. Pietro Anastasi è stato l'idolo di mio padre e forse anche per quello mio padre è diventato tifoso da Juve. E poi a me mi ha attaccato sta passione, sta malattia, sta amore per sta squadra che ho. E forse grazie a lui io adesso sono malato di Juve. Quindi ciao Pietro, Pacengo dalla sua, uno dei tanti. Ciao a tutti e fino alla fine, forza Juventus!